la ciurma! Io sono Mazzatess e benvenuti in questo episodio di Sid Meier's Pirates. Come prima cosa ho scoperto il pulsante rinomina. E allora, visto che questa è quella più grande che abbiamo come nave, io direi che la chiamerei Marco 88. Detto questo, eravamo in questa situazione a Grand Bahama, città che tra l'altro avevamo liberato e donato cordialmente ai nostri amici inglesi. Vorrei andare in direzione di quel famosissimo e bellissimo tesoro che avevamo trovato la scorsa volta, che in realtà è 2 volte fa, però questo qua. Ha molti uomini, però potrebbe. Del tesoro. Questo sì, ci piace. Però bisognerà essere molto attenti. Ok, perfetto. Come non detto. Oddio, qua stiamo rischiando parecchio, ci conviene andare direttamente addosso per evitare il peggio. Infatti, diamoci nella mischia. Io vado sempre con la versatile perché preferisco essere versatile. Ok. Allora, devo riprendermi un attimo la mano con questo. I miei stanno soccombendo, però. Aia! Questo può essere pericoloso, può essere molto pericoloso, ma dovremmo ancora farcela. I nostri stanno avendo la peggio, ma. Ah, se non sbagliassi tutte ste volte. Ha una difesa molto rapida. Perfetto, perfetto. È andato tutto come doveva andare e quest'uomo. Vediamo quanto guadagniamo da questa splendida impresa con il nostro bel fustacchione qua che continua a invecchiare col mio man mano che passano gli anni. Sì, 14 per forza perché abbiamo perso un sacco di uomini. E sì, questo va benissimo. Io direi che quello possiamo ottenerlo per ora, anche se è lento, in modo così da poter trasportare un po' di roba e indirizzarci verso l'isoletta del tesoro. C'è un contrabbandiere spagnolo, ma per ora non lo attacchiamo perché non è il momento più adatto per questo genere di cose. Allora, l'altra volta, se non sbaglio, era in questa direzione circa, che bisognava salpare, bisognava gettare le ancore per trovare il tesoro. Allora, adesso vediamo, dovrebbe essere. Ok, qua c'è la testa. Non mi ricordo mai assolutamente la mappa. Qua c'è. Aspettate, allora. Mappa. La testa di pietra. Devo andare. Ah no, devo andare indietro rispetto alla testa di pietra. Ma che case. Allora.
La baracca abbandonata, ma la testa di pietra era là. Ok, eccolo là. Perfetto, ci eravamo praticamente sbarcati addosso, ma non l'abbiamo visto. Vediamo, aveva tipo 2000 pezzi d'oro, una cosa del genere, se non ricordo male. Ah no, 3000, vabbè, perfetto. Allora adesso R per ritornare alla nave. Io direi che già che ci siamo, facciamo che fare un rapido salvataggio per essere sicuri che... Sì, sovrascriviamo quella dell'altra volta. Per essere sicuri che non facciamo dei pasticci. E a questo punto direi che forse ci conviene andare a farci riparare un attimo la nave. Qua fuma anche, credo che sia colpa della nostra nave. Andiamo a un covo pirata, non ci daranno delle promozioni, però almeno potremo riparare la nostra nave, che ora come ora sta andando abbastanza lento. Vabbè, siamo anche controvento, eh. Questo è da tenere in considerazione. Però, ecco, insomma. Allora, vediamo un attimo. Consultiamo il maestro Dasha. Ripariamo la nostra principale. Questo a posto, questo a posto, questa la vendiamo. Dobbiamo liberarci di 41 tonnellate. Vediamo se qua c'è della gente. Papapero, sì, per forza. Ce n'è bisogno, vediamo cosa dice. Ma no, non mi interessa in realtà, perché qua a Panama ancora non ci conviene attaccarla. Francese con 2300. Ok, che sta andando a Tortuga. E qua cosa mi dice? Può potenziare quel cannone di bronzo. Perfetto, vabbè. Ciao ragazzi. No, ho sbagliato. Il mercante. Io confondo sempre il mercante con la taverna. 5 pezzi d'oro, ma ci conviene liberarci un po' qua. Perché... Ah, non ha un Kaiser di soldi, sto pezzente. E beh, allora lo teniamo un attimo. Lo teniamo un attimo e andiamo in questo piccolo insediamento inglese per vedere se riusciamo a ricavarne qualcosina, insomma. Poi vendiamo la barca e ce ne andiamo, insomma. Quella grande perché è lenta come non so che cosa. Allora, qua andiamo a vedere se ci sono degli uomini. No, non c'è nessuno, porca miseria. Qua vende qualcosa? Il tesoro dell'Olonese. Però qua c'è solo un pezzo di mappa. Come quello della sorella, è un po' un casino. Più di 1000 pezzi d'oro, credo sia un brigantino a palo spagnolo. Vabbè, poco male. Allora, andiamo dal mercante, vediamo un po' di... sì, naturalmente qua il cibo vale un fico secco di niente, però ne vendiamo un po', sempre meglio che niente, tanto l'abbiamo ottenuto zero questo cibo, no? Quindi teniamone magari 80 tonnellate, 90 tonnellate, vabbè, niente, non possiamo prendere di più. Facciamo però che acquistare un po' di zucchero e vendere del cibo. Prendiamo tutto lo zucchero che ci sta e vendiamo tutto il cibo che riusciamo, in modo da avere qualcosa da vendere a un qualcosa di più favorevole, tipo 20 mesi dovrebbe bastarci. Vediamo se riusciamo a venderla la barca, così, la barca. 23 tonnellate, ok. Allora, 23 tonnellate ancora. Più di così non si può. Maestro Dasha? Vabbè. Sì, non importa. A sto punto, salpare, perfetto, però abbiamo bisogno di consultare la mappa, perché ci è andata questa nuova mappa, ma una testa di pietra, tre palme, una baracca abbandonata, un tempio inca, però non dice molto. Roccia di cerca nelle vicinanze di che cosa, però? E qua è il bello. Io direi invece che possiamo andare a cercare il nostro caro amico che... No, non voglio attaccare, meglio di no, sto giro. Qua cosa? Allora, sorella smarrita, non importa. Cosa abbiamo? Barone Raimondo. Da Santiago a Cartagena. Qua invece abbiamo l'Olonese che... Sì, 48 mesi fa, vabbè. Rock brasiliano. Trentville. Su tutti i stati. Ah no, questo qua alle Ogane. Possiamo andare alle Ogane.
Ma forse ci conviene cercare il nostro kumpava. Andiamo a trovare il nostro caro amico. Beh, caro amico più o meno. No, lui, il barone Raimondo. Il barone Raimondo 2 mesi fa viaggiava da Santiago a Cartagena. E noi dove siamo ora come ora? Siamo a Florida Keys, quindi dobbiamo andare a Santiago come minimo. Yeah! Velocità, nuovo Paris. Paris. No, forse ci conviene andare di qua. No, 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 salpiamo. È semplicemente un banco di sabbia. Non dobbiamo fermarci sui banchi di sabbia, or dunque, ragazzi. Fermiamoci alla missione gesuita. Magari sanno dirci qualcosa di interessante sui nostri parenti. Parla con l'abate. Una nave con dei rifugiati europei. Sono persone che lavorano e cercano una casa. Alla Habana. No, la Habana però è dei nostri cattivi qua. Dov'è la Habana, tra l'altro? Ah, ma no, è vicino. Venite di qua, ragazzi. Sono degli spagnoli e questo non va tanto bene, ma almeno non ce le mimichiamo troppo. C'è un'altra missione gesuita, andiamo a vedere un attimo. Parliamo con l'abate, vediamo cosa dice. E vabbè, dai, stiamo già andando alla Habana, quindi facciamo che. Che giri che fanno! Ma è fatto tipo boh, un casino assurdo. Vediamo se qua ci attaccano. Ma io ho una discreta reputazione, quindi vediamo un attimo se parla. Sì, infatti. Come parla. E lo zucchero possiamo venderlo a triliardi qua. Arricchirci spasmodicamente. Il cibo non ci conviene comprarlo. Vediamo se il governatore ha qualcosa da dirci. Che siamo bellissimi. Entriamo. Sono in guerra con inglesi e olandesi. La Habana. Tuttavia, arrivederci. Vediamo invece se in taverna c'è qualcosa di interessante. Soprattutto in quanto oggettistica. No, non mi interessa delle città ora come ora, perché ho pochi uomini. Sì, perfetto, così siamo pieni. Sì, adesso mi dice un sacco di roba. Perfetto. Il nostro caro nemico, antico nemico. Vediamo se riusciamo ad assicurarlo alla giustizia per ben 2.000 cucuzze. Sì, ho sbagliato, lo so. Ho sbagliato di nuovo. Ok, sto giro non più per fortuna. Ecco, giù. Giù, giù. Lui è la sciabola che è attacco veloce. No, forse è difesa veloce. Ho sbagliato. Dritto. Basso. No, era basso anche quello. Ok. Così. Ho notato che quello centrale è più veloce ma fa indietreggiare di meno. Mentre quello in alto e quello in basso. Gira di cuoio. Vabbè, no, no, no. Dovete sottostare al processo. Mi spiace. Detto questo, abbiamo un bel po' di cucuzze. E andiamo a controllare. Un insediamento spagnolo. Un covo pirata. Andiamo a comprare magari del cibo qua dai pirati. Potrebbe essere una buona idea. Qua c'è qualcuno che ha. Sì, dai. Ci dà degli insediamenti nascosti, comodo. 1800, vabbè. Di La Habana, ok.
Allora, andiamo a vedere mercante, società del cibo. Ecco, infatti, un pochettino di cibo, visto che... Ah, non ne ha più, ne ha poco. Porca la miseria. E vabbè, allora, noi adesso salpiamo qua. È un posto un pochettino povero. È un covo proprio piccolino. Allora andiamo a fare dei rifornimenti qua. Costa parecchio, vabbè. Ne abbiamo di soldi, non è troppo problematico. Lo no, costa tutto abbastanza. Tranne i cannoni che però non ci sono necessari. Ora come ora, vediamo se... Sì, perfetto. Dei baffi fanno sempre comodo. Tranquillo. L'Abana. Ok, continuo a dire che è una vera bellezza l'Abana. Noi siamo abbastanza nemici con gli spagnoli, quindi non ci conviene. A meno che non cambino idea. L'Olonese. Però... Quanto è l'Olonese? 20 cannoni e 112 uomini. Possiamo provarci. Possiamo provare contro l'Olonese. Perfetto, ci salgono addosso. Questo credo che sia la... la sciabola no, è la difesa solida invece. L'Olonese, vediamo se riusciamo a fregarlo sto giro. Ta-ta-ta! In guardia, fellone. Ok, ho sbagliato. Lui va... Loro vanno di sciabola, quindi per difesa. Sì, mi sta fregando alla grande, ma... No, ok, forse ce la facciamo, forse ce la si fa contro questo maledetto corsaro d'altri tempi. Ti fregherò. Ok, forse non sto giro, ma... Mi ha fatto indietreggiare lo stesso, sto pezzente. Ok, ho sbagliato. Sì! Adesso fa la stessa scena dell'altra volta. Pluff! Zigzag! Perfetto, 27 marinai si uniscono ai nostri 72. Ed è una buona cosa, vediamo, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, quasi 6000 pezzi d'oro, ragazzi. Prendiamo tutto e gli freghiamo anche la nave, direi, sì. Allora, hanno un brigantino goletta. Sì, perfetto. La sordida carriera del sesto pirata in ordine di fama all'Olonè è terminata. Io direi che per questo video può anche essere tutto. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Sid Meier's Pirates. Sempre il... Questo uscirà venerdì, quindi lunedì ci vediamo col prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace. Vi invito a iscrivervi al mio canale se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo col prossimo episodio. Ciao a tutti!